Buongiorno, oggi in una giornata bellissima, calda, soleggiata, in una Calabria che a dir poco brucia, nel vero senso della parola per quanto riguarda la meteorologia, sono venuto a trovare un amico, un grande amico, Andrea Piacentini. Andrea Piacentini rappresenta la quintessenza di una generazione che dal 1854 trascina il mondo dell'agricoltura in maniera seria, in maniera professionale. E in questo periodo in maniera evoluta. Ciao Andrea. Buongiorno a te. Ciao. E benvenuto nella vostra famiglia. Una famiglia che comunque da 5 generazioni, giusto? Certo. Dal buon mastro Leopoldo, praticamente, tutta quella che è la situazione che oggi porta avanti. Io insieme a mio padre Rodolfo siamo testimone di più generazioni che siamo su questo settore della meccanizzazione agricola e cerchiamo di portarlo avanti nel migliore dei modi e al passo con i tempi. La meccanizzazione agricola oggi volta a avere dei passi in avanti con un volto diverso di quello che era ieri, anche perché i processi evolutivi all'avanguardia della tecnologia sulla meccanizzazione agricola sta correndo enormemente, in senso con una velocità estrema. Non si mai pensava di poter guardare dalla nostra concessionaria il trattore che lavora presso casa del cliente. Quanto è importante la terra e quanto la Calabria di questa terra produce grazie ai tuoi prodotti. E questo praticamente è la nostra posizione come azienda Piacentini, è fondamentale per poter dare un buon servizio, quindi con coerenza, trasparenza, con competenze al cliente finale. Nello stesso tempo lo dobbiamo avere dai nostri costruttori, quindi dai nostri partner, per poter dare delle risposte certe, sempre più all'avanguardia, a livello europeo, a livello mondiale. La meccanica oggi è evoluzione, quindi nella meccanica si possono ammirare diversi tipi di trattori. Potremmo soffermarci veramente tantissimo su ogni singolo trattore, perché ogni mezzo ha un'esigenza diversa, no Andrea? Vero, è proprio così. L'esigenza oggi delle macchine, delle culture che abbiamo anche in Calabria sono molto variegate, si va dall'olivicoltura, viticoltura, si va dal foraggio, si va quindi dalla zootecnia, è un po' variegata. Questo è stato un imprenditore, l'imprenditore calabrese, l'imprenditore agricolo calabrese è stato molto professionale, il che se ne diceva che non poteva competere o non era in grado di competere imprenditore agricolo in Calabria con altre realtà dell'Italia. Oggi la Calabria è al passo grazie ai piani di sviluppo rurale e grazie alla forza di volontà della rigenerazione dei giovani imprenditori in agricoltura ad arrivare ad un livello di produzione di prodotto buono. Ottimo. Diciamo che c'è sempre, quindi questo a noi fa sì che dobbiamo avere sempre di più una preparazione, una conoscenza, una competizione di quello che è il processo loro produttivo per poterne migliorare con la nostra meccanizzazione. Diciamo che anche sull'evoluzione dei mezzi, soprattutto dell'agricoltura o dell'agricoltore, c'è sempre un confronto. Ci sono esigenze diverse, ci sono richieste diverse che comunque c'è. L'azienda Piacentini c'è. Esaudisce. Cerchiamo di fare il meglio. Che è la cosa più importante. Cerchiamo di fare il meglio. Ci sono tantissimi mezzi, guarda, potremmo davvero, come dicevo, poc'anzi parlare di ogni singola macchina, di ogni singolo mezzo, ma ogni singolo mezzo oggi rappresenta veramente l'idea, e non soltanto l'idea, ma la volontà di un lavoro che cresce con i tempi. Noi stiamo facendo praticamente un tour non soltanto dando immagini dei mezzi, dei trattori, ma soprattutto, insomma, cosa molto importante, caro Andrea, è l'assistenza. Oggi diciamo che c'è anche una grande richiesta di assistenza su ogni singolo prodotto, su ogni singolo mezzo, ma soprattutto l'assistenza voi la date direttamente a casa del cliente. Questo è il nostro punto forza, è uno dei punti forza della nostra azienda, perché noi, come vi dicevo prima, partiamo nella logistica aziendale da Montalto per poter servire sia nella provincia di Cosenza che parte della Calabria a casa del cliente, con post vendita, quindi con l'assistenza e con la consegna anche del ricambio, cioè dire noi siamo pronti entro 24 ore a risolvere il problema del cliente
in azienda propria. Questa è una cosa che vogliamo sottolineare, perché in un mondo che si evolve, no? Dove la tecnologia fa da padrona, perché abbiamo giusto parlato prima di quanto un mezzo oggi tecnologico nella sua meccanica si è evoluto, anche dal punto di vista aziendale Piacentini sta insegnando praticamente a quelle che sono tutte le aziende che vengono a comprare l'evoluzione di un prodotto. Della serie online, tra poco avremo modo anche di ordinare il pezzo e di far sì che Piacentini arrivi a casa, lo monta, serve il cliente nella sua soddisfazione. Incentivo, permettimi il termine, perché si parla di 4.0, non abbiamo parlato prima, cos'è 4.0? Oggi è 4.0, grazie al credito d'imposta dal 2021 abbiamo avuto questa grande opportunità, sì, di poter aumentare il nostro business. Mentre il nostro business prima era centrato molto a quello che era l'agricoltura giornaliera, quindi il consumo giornaliero insieme al PSR, il piano di sviluppo rurale, oggi dopo il Covid, quindi post Covid, il credito d'imposta col 4.0, quindi con la tecnologia 4.0, ci ha aiutato a poter fare dei numeri importanti. È stato, a nostro avviso, un investimento meraviglioso, sì, perché non sono investimenti assistenziali, ma bensì diretti a un investimento per migliorare la produzione. Riusciamo a dare anche dei numeri, delle cifre, eventualmente quanto oggi? Ma siamo in base a quello che uno possa fare, perché c'è anche l'INAIL oggi che entra in merito alla 4.0. Quindi sia la 4.0, quindi la tecnologia innovativa che viene montato sulle proprie nostre macchine. Poi c'è il mezzogiorno e poi c'è la Sabatini e poi ancora ci può essere anche l'INAIL. Oggi per la dimensione e la struttura che abbiamo, quindi gli investimenti che abbiamo messo con le risorse umane, quindi con i nostri dipendenti, e per il passo che abbiamo con i tempi, ci vogliono sempre dei partner, quindi dei costruttori di macchine agricole che possa dare a risposte a imprese agricole che oggi sono sul mercato. Se si parla di 4.0 è un'azienda che compra e fa un investimento di un certo livello. Certo. Ragion per cui io ho bisogno di un costruttore che mi dia la possibilità per poter servire queste aziende agricole. Una maggiore garanzia. Una maggiore garanzia. Una maggiore garanzia che soprattutto, permettimi, segua il tempo e i passi poi della come vita. Oggi stiamo facendo, ma ancora di più di qua a 20 anni. È molto importante, sarà sempre più competitivo, certo, potersi migliorare e poter competere con un mercato produttivo in forte evoluzione. Sembra di essere all'interno di un aeroplano più di un trattore. È la prima volta che mi trovo praticamente all'interno di un trattore, soprattutto evoluto, l'autoradio, il clima, poi soprattutto anche la tecnologia. Qual è il futuro secondo te di una macchina come un trattore? Dove arriveremo? Ma la cosa più bella che mi venga di dire è di quello che si sta parlando per anche le automobili, ma arriveremo all'elettrico. Va bene, però voglio dire, ancora è troppo presto per il trattore. Però non ci diamo limiti, voglio dire. Non, no? Ci diamo limiti. Non ci diamo limiti. Continuiamo a crescere. Io ti ringrazio per la tua visita. E spero che mi ritroverai sempre con lo stesso entusiasmo e la stessa passione, ci ritroveremo qui in avanti. La volontà e soprattutto la serietà, e Andrea lo è. Grazie Andrea. Grazie per la fiducia. A presto. Un abbraccio. Grazie. Ciao.